Allora, buonasera. Prima di iniziare con le vostre domande, è giusto che diciamo uno dei vertici della società parli e chiarisca un po' tutta la situazione che stiamo attraversando noi Juve Stabia. Allora, innanzitutto voglio dire, ma un appello al presidente Ghirelli, perché non ne possiamo più di questi arbitraggi ma scandalosi. Ma io non voglio penalizzare questa classe arbitrale, perché giustamente fanno il proprio lavoro, però oggi ho visto dalla tribuna addirittura c'è un quarto uomo che, ma non voglio puntare nemmeno il dito perché giustamente è brutto parlare, però ho visto che non potevano nemmeno respirare secondo me in panchina. Questa è una cosa, io adesso dico basta, se no vuol dire che agiremo in altri modi, non lo so se ci saranno altri modi da agire, però io adesso dico basta, perché non è che oggi abbiamo perso per demerito dell'arbitro, però qualche piccolo episodio ci ha penalizzato. Mario Vollo, Novi Vicenti. Ecco Presidente, sicuramente come diceva lei non è un discorso dell'arbitro, però effettivamente da diverse partite noi da Crotone assistiamo a errori che poi in alcuni casi sono stati anche l'ago della bilancia. È una Juve Stabia che oggi però dobbiamo dire ha dato tutto in campo, quindi non possiamo sicuramente criticare né l'operato dei calciatori e a questo punto forse neanche quello del mister, ecco, mi conviene. Però adesso come si dà una scossa a questa squadra, perché è una sconfitta ulteriore, è vero che con Pescara non si potevano ottenere dei punti importanti perché Pescara è comunque una grande squadra, però se poi partiamo così allora partiamo sempre sconfitti. Allora, la domanda viene schietta su questa cosa. Innanzitutto abbiamo incontrato le ultime due, secondo me, le più forti del campionato, secondo me. Il Pescara mi ha impressionato tanto, molto quadrata in campo, ma la cosa che a me mi ha fatto molto piacere, anche se è stata una settimana intensa, di cui anche io ho fatto i miei interventi con la squadra, con i ragazzi, standogli vicino, capire tutti i problemi loro che c'erano, se c'erano problemi con il mister, problemi di allenamenti e tutto questo. La reazione c'è stata, poteva andare meglio, certo io voglio sempre vincere, il risultato non mi piace, però già siamo a un buon punto, però i punti, come si dicono in classifica, ne bisognano farne tre. Stasera ne facciamo zero e questa è una cosa che a me dispiace, però almeno ho visto una cosa, che da tre partite non tiravamo in porta, stasera abbiamo fatto pure gol, questa è una cosa importante, molto importante, è una bella azione, non so da dove è uscita, però mi compiaccio con i ragazzi che sono stati molto bravi e stavolta, anche se abbiamo perso, non dico sono contento, ma diciamo non ho niente da rimproverare alla squadra. Ma Colucci, mi è stata già fatta questa domanda, per il momento, per gli obiettivi che noi ci poniamo da inizio stagione, almeno che giustamente c'era entusiasmo alla piazza, anche io sento dopo tre partite, quattro partite al secondo posto, qualcuno nutre qualche piccola speranza di qualcosa, non lo so, noi l'abbiamo sempre detto dall'inizio, da quando abbiamo costruito la squadra per il nuovo campionato, che era un campionato che ci accontentavamo di fare qualche punto in più dell'anno scorso. Tecnicamente parliamo di una salvezza tranquilla, poi che si parla di altre cose, io non lo so, che la tifoseria voglia altre cose, io non lo so, per il momento questa è la situazione. Il mister al momento, dato che la squadra si è sbloccata come gioco, ci fa anche divertire, però è sempre il risultato che conta e diciamo al momento andiamo avanti con mister Colucci. Il discorso sul minutaggio
noi vediamo una corazzata stasera, no? Ha fatto minutaggio anche il Pescara, diciamo, che è una squadra costruita per vincere il campionato. Stasera di partenza c'aveva tre under in mezzo al campo, non so quante ne sono entrati perché non ho visto le altre cose, specialmente quando la squadra va in difficoltà, non è che mi metto a guardare la squadra avversaria, ma penso che anche loro hanno fatto minutaggio. Per quanto riguarda la risposta del minutaggio, e il mister è andato in difficoltà perché doveva fare entrate, penso che, dato che io mi piace parlare in faccia anche davanti a tutti quanti voi, penso che lui ha sbagliato la formazione iniziale per trovarsi in quella situazione, perché se, diciamo, lui sposa un progetto di fare minutaggio, che poi non vedo questa parola minutaggio, che è costretto a farlo, perché nessuno, se valeva la pena vincere la partita, la società non gli obbliga di fare il minutaggio in quel momento. Io non è che ho telefonato a lui in panchina dicendo devi mettere Della Pietro, devi mettere Guarracino per farlo giocare, perché non stiamo facendo il minutaggio. Questa è una cosa che gestisce lui sa, a parte che ha una squadra costruita per avere in tutti i reparti potenziali ragazzi che possono fare il minutaggio, e non vedo il problema che possa inficiare il risultato della partita se un ragazzo entra per due minuti o per tre minuti. Natale Giusti, Vivicetti. Presidente, buonasera. Buonasera. Volevo chiederle, alla luce di quello che abbiamo visto in queste prime 11 giornate di campionato, c'è nei pensieri della vostra società anche quello magari di dover intervenire sul mercato di gennaio, come successe 2 anni fa, quando praticamente fu quasi rivoltata per intero la squadra, comunque nei ruoli cardine, e poi giovedì di ritorno fu un grande girone da parte della Juventus. C'è da parte vostra già questo pensiero a questa sessione di mercato che si avrà tra 2 mesi, quindi non fra molto tempo, nella quale si potrà intervenire eventualmente per andare a colmare dei vuoti che si vedono in alcuni ruoli soprattutto? Certo, se fosse per me lavorerei sempre in questo, se fosse per me. Però purtroppo io devo dire una cosa a malincuore, che la piazza non risponde. La piazza non risponde. Qualche settimana fa ho fatto un piccolo post, mi hanno aggredito da tutte le parti, questi qua, leoni, come si chiamano? Leoni da tastiere, leoni da tastiere, mi hanno aggredito da tutte le parti, questo e quell'altro. Però io vedo che stasera erano più quelli di Pescara che i nostri, a parte gli abbonati. Io penso che una società, non voglio dire sempre le stesse cose, che abbiamo salvato, non salvato, abbiamo salvato principalmente noi e poi la Juve Stabia, diciamo, che facendo una grande cosa che le persone ancora non hanno capito. Però io vedo che la piazza proprio in sé per sé non risponde, non si risponde con l'imprenditoria, non risponde con il biglietto di 10 euro, non risponde con niente, perché stasera abbiamo fatto 700 paganti una serata, e una volta alle 2:30, una volta le luci non ci sono, è colpa nostra perché noi abbiamo la gestione del campo e non ce l'abbiamo, un comune ci ha fatto perdere 2 mesi per avere due pezzi per mettere 4 fari, e noi perdiamo 3-4 mila euro a partita, perdiamo per l'organizzazione che dobbiamo fare. A me dispiace dire queste parole, però Castellammare, che diciamo, io non è che non la voglio la Serie B, la voglio più di loro, perché noi siamo una famiglia che puntiamo sempre in alto anche nel nostro lavoro. Però io vedo che quando una piazza, rispondo alla domanda di gennaio, a gennaio può darsi pure che la rivoluzioniamo la squadra, ma può darsi pure in peggio, non in meglio. Quello è il discorso. Il problema è che io, la squadra è sempre della tifoseria, i ragazzi, quelli che stanno in curva, vanno solo ringraziati. Io mi scuso che fino ad oggi, fino a 2 ore fa, che hanno visto uno spettacolo allucinante, pure in trasferta, una cosa allucinante, che la squadra non giocava. E io mi scuso con loro, ma non mi posso scusare con gli altri. Quello è il problema, perché l'imprenditoria locale non ci sta vicino. E purtroppo noi andremo avanti, però come si dice, puntare in alto
ci vogliono anche le basi e far venire la voglia degli imprenditori di investire, perché se io investo e poi vengo sempre criticato, e anche stasera, fino a 10 minuti fa eravamo i più eroi del mondo, poi preso il 2-1 siamo più, permetto la parola, coglioni del mondo, sia come società, sia come equip e come tutto. Questa è una cosa che a me rammarica, cioè Colucci è stato bombardato di brutte cose, che poi è una brava persona, il mister può sbagliare, forse sta sbagliando qualcosa, non lo so, non è che lo voglio difendere, ma assolutamente, fino a 10 minuti prima della fine della partita era un eroe, poi dopo è diventato quello che gli hanno detto. No, ma la colpa, io non do né la colpa a nessuno, io non do la colpa, io do la colpa a persone che sono molto esigenti, non vogliono né attendere 3 anni, 2 anni, 4 anni, quello che sia, perché se uno dice, mio fratello ha detto 3 anni, 2 anni è legge, come diciamo il governo che domani mattina mette una tassa, tutti la dobbiamo andare a pagare, cioè questo è il problema, non pensano agli incidenti di percorso, non pensano se è andato qualcosa storto, non pensano, e poi io non cioè io quando parlo di pubblico è alle 17:30 della domenica sera, che non so uno che cacchio abbia da fare di meglio che andare a vedere una squadra che ama, penso che ama, diciamo, a dei prezzi contenuti, poi alla fine non so. E non viene, ma non perché vogliamo incassare i 5.000 euro in più o quello che siano, che, cioè non è che non servono a niente, i soldi non si buttano mai, servono sempre a qualcosa, ma per dare di più lo stimolo, perché io stasera è una cosa che diciamo, io mi sento diciamo da 3 anni come fossi uno di loro, anche se vengo da un altro paese. Cioè sentivo più i cori della squadra avversaria che i cori nostri. Questa è una cosa che a me, essendo un tifoso malato del Napoli e stando sempre quando ero piccolo in curva, queste cose a me diciamo mi risento. Poi io faccio l'appello all'imprenditoria locale, non faccio al biglietto. Il biglietto è per stare vicino alla squadra, specialmente nei momenti critici, nei momenti in cui stiamo adesso, che dobbiamo stare vicino ai ragazzi, perché non è che si può rivoluzionare una squadra in corso d'opera, come diceva il vostro collega Natale, che diciamo dobbiamo aspettare a gennaio se intervenire sul terzino, se intervenire sul portiere, se intervenire sull'attaccante o se intervenire. Penso che quello che si poteva fare, poi i fatti tecnici sono problemi del direttore sportivo, non è che noi non abbiamo dato i mezzi al direttore sportivo, perché se sono stati presi dopo vuol dire che i mezzi ci stavano, se no non si prendeva nemmeno l'attaccante, nemmeno altri due attaccanti, non si prendeva nessuno, cioè la squadra rimaneva con Della Pietra e Pandolfi. Quello era un problema di forza maggiore, non era un problema causato dalla nostra società o dalla Lega, eravamo costretti a giocare a quell'orario, anzi ringraziamo le squadre avversarie che ci hanno permesso, se no dovevamo anche emigrare, andare a un altro campo, a Salerno oppure a Benevento o a qualche altra città, Campobasso, si parlava di Campobasso addirittura con quel freddo, assolutamente, non ne parliamo proprio. Io penso, il fatto dell'orario, io penso che qua a Castellammare o si dà una scossa, non lo so che scossa si deve avere, ma penso la domenica alle 17:30 che non c'è il Napoli e non vengano a vedere il Pescara, io penso che queste sono le persone, inutile battere più il ferro, questo è il discorso, possiamo stare pure al primo posto secondo me. Poi il tifoso della festa, come si dice, è bello per tutti quanti, però noi vorremmo almeno che la squadra venga acclamata, venga vista anche nei momenti di difficoltà. Questa è la cosa che diciamo, io parlo il mio pensiero come risentimento personale. Allora, io l'ho detto prima, la prima domanda, allora io mi sembra mercoledì ho fatto una riunione chiusa nello spogliatoio, io e i calciatori, solo noi, 2 ore di discorso, ho visto che almeno qualcosa è cambiato, questa per me è stata un'ottima risposta, i ragazzi per me
al momento hanno dimostrato di essere uomini, ma non solo uomini, anche calciatori, perché ho visto qualcuno che forse l'ho colpito nell'anima, l'ho colpito stasera dare il meglio di sé che non ha dato in 11 partite, stiamo in 11 partite. Sì. Questa è stata la cosa che a me mi ha colpito, però non è che io faccio questo lavoro che devo parlare con la squadra, è il mister che deve parlare con la squadra. Grazie a tutti.